Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 18 di novembre e io, Antonio Castriotto, mi trovo qui nel parcheggio retrostante la struttura di Andrea Cesarano. Come potete vedere è stato allestito un percorso con dei paletti. Questo è un drive-thru in sostanza ed è un percorso che dovranno effettuare tutti coloro con le autovetture per venirsi qui a controllare e verificare se in effetti vi è la positività al Covid-19. Ecco, mi è stato riferito in effetti che stamattina la Marina Militare ha portato transenne qui e questi paletti con queste catene, diciamo rosso e bianche, che vanno in qualche modo a fissare il percorso che le autovetture dovranno effettuare per poi arrivare sotto questa struttura che appartiene alla Protezione Civile e qui verrà effettuato il tampone secondo le modalità che poi verranno decise dalla Protezione Civile. Quindi bisognerà verificare poi se la persona dovrà scendere dall'autovettura a seconda praticamente se abbia sintomi o meno, e questo è il protocollo che ho letto anche in altre regioni. Come potete vedere qui vi sono delle autoambulanze che raggiungono questo posto ed avviene la sanificazione delle autoambulanze, ma anche di coloro che sono praticamente a bordo. Ecco, vi mostro un'immagine veloce che sono operatori del 118. Ecco, in questo momento sta avvenendo l'operazione di sanificazione da parte di uno degli operatori. Poi qui vi è anche questa tenda blu della Protezione Civile. Questa è una tenda che serve per tutti gli operatori che verranno impegnati in queste operazioni. Ecco, vengono a spogliarsi qui dentro ed è stata allestita proprio per consentire agli operatori del 118 di chiaramente spogliarsi ed eliminare tutto ciò che loro utilizzano. Sapete tutti che sono bardati in questa attività che loro svolgono nell'interesse della collettività, quindi usano delle tute, usano mascherine, usano guanti e quanto necessario ad evitare che possa perpetrarsi il contagio. Ecco, tra qualche giorno dovrebbe partire il drive-thru anche qui a Manfredonia che sta vivendo una situazione davvero importante con oltre quasi 500 positivi al Covid. Ecco, la situazione è drammatica, ma non soltanto a Manfredonia, nella provincia di Foggia e nella Puglia, che probabilmente nei prossimi giorni potrebbe diventare anche zona rossa e quindi potrebbe essere effettuato di nuovo un lockdown così come era avvenuto a livello nazionale in marzo ed aprile, perché i dati sono davvero molto allarmanti. Quindi, per concludere, questo è il percorso che dovrebbe iniziare, dovrebbe prendere vita fra qualche giorno probabilmente. Tutto è stato organizzato, è stato predisposto per il drive-thru qui a Manfredonia per la verifica della positività al Covid. E per il momento è tutto da Antonio Castriotta per Stato Quotidiano e Radio Manfredonia Centro.